una lezione sul populismo avevo dato un altro titolo, e cioè le peculiarità del socialismo russo pre-marxista. Perché per quello che riguarda la Russia, l'uso della parola populismo è curiosa, pone dei problemi di quelli che si direbbero metodologici, perché i populisti non si definivano tali. Questa è un'etichetta che è stata messa loro addosso, perché cosa dicevano i populisti di cui vedremo dopo come vicende? Che loro volevano tutto per il popolo, in nome del popolo, attraverso il popolo. A volte mettevano prima una specificazione, a volte un'altra, ma il concetto era questo, il popolo al centro. Possiamo anche fare un riferimento che questo popolo probabilmente per i populisti aveva delle radici ideologiche diverse di quelle che potrebbe avere per Perón o per Chavez, che appartengono ad un'epoca diversa. Era l'Ottocento, era il grande soggetto, le peuple, potremmo dire in termini anche francesi. Quindi il popolo che fa la rivoluzione, il popolo che diventa soggetto nella storia, il popolo è in grado di autoguidarsi o ha bisogno di essere guidato, e in che misura e da chi? E queste persone che guidano il popolo devono stare in mezzo al popolo, riconoscendo già nel popolo una serie di valori, di attitudini e di capacità, per cui svolgono solo un'azione di stimolatori di qualcosa che è già presente, o invece devono risolutamente impadronirsi di idee politiche con un taglio scientifico, in modo da animare il popolo, ma secondo una certa teoria che magari il popolo non è neanche in grado di comprendere, quindi è anche inutile consultarlo. Ci si può anche sovrapporre a lui. Questo sembra un problema relativamente importante, ma è fondamentale, perché in un paese arretrato ci pone al centro di una questione che è quella del rapporto fra l'élite e il popolo. Ma chi si definisce élite rispetto ad un popolo? Un capo rivoluzionario? Una persona intitolata che si autoproclama portatore di una verità popolare? E poi da chi è fatto questo popolo? Chi ci mettiamo dentro? Ci mettiamo dentro contadini, ci mettiamo dentro operai, ci mettiamo dentro artigiani? Possiamo anche pensare ad una borghesia in una tradizione di rivoluzione francese, dove il popolo è anche stato rappresentato da una borghesia che voleva effettivamente emergere, conquistare il suo spazio sulla scena politica. Ecco, il concetto di popolo stranamente resta imprecisato. Il popolo esiste, il popolo è portatore di valori che devono essere, per alcuni sono autenticamente democratici, per altri sono dei valori autenticamente patriottici, per altri possono essere dei valori naturalmente rivoluzionari. E anche lì, questa rivoluzione, questo rivoluzionarismo, come lo declini? All'interno di quale ideologia? In vista di quale prospettiva? Questo è un tema centrale. Quindi anche dire noi facciamo tutto per il popolo, in nome del popolo, attraverso il popolo, non è che poi definisca particolarmente né chi sei tu, né chi sia il popolo, né quale sia il corretto rapporto da avere. Perché è chiaro che quando i populisti mettevano l'accento sul popolo, rifiutavano la prospettiva di un comitato giacobino che decidesse che cosa il popolo doveva fare, doveva pensare, come doveva agire. Però, in definitiva, siccome il popolo è lì, se non arriva qualcuno a dirgli o a fare qualcosa per lui, il problema si pone. In un certo senso a me viene sempre in mente che anche in Italia
Mazzini, a proposito di questa tradizione mal consolidata, riteneva anche lì che un popolo potesse farsi nazione, che avesse chiare le idee e che bastasse quindi anche con dei moti, o almeno Mazzini è stato anche interpretato in questo senso, dobbiamo suscitare dei moti perché inevitabilmente il popolo riconoscerà nel moto risorgimentale la sua naturale collocazione e ci seguirà. Ora, noi tutti sappiamo, per esempio, come è stata infelice la famosa spedizione di Sapri. Il popolo non ha reagito in quel modo. Vi ricordate la poesia della spigolatrice di Sapri? Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. E il popolo dov'era? Oppure quando ci sono stati moti che sono stati contrastati dagli strati popolari che non hanno riconosciuto immediatamente questo appello, non l'hanno sentito loro. E ricordiamo anche le vicende che hanno seguito il risorgimento, dove il vero moto popolare, e i russi l'hanno notato nella loro pubblicistica, nelle loro riflessioni, si traduceva in un brigantaggio che magari aveva dei tratti reazionari. E allora uno sgomento, ma perché il popolo non capisce? Ma chi ti dice che il popolo debba capire? Allora uno dice, lo illumino, gli spiego dove, come, quando e in che modo il popolo è un soggetto che sfugge. Fatto sta che la parola populisti alla fine è stata attribuita ai socialisti non marxisti russi. Da chi? Dagli opponenti marxisti e soprattutto da Lenin, la sua polemica, che cosa sono gli amici del popolo e che cosa vogliono. Dov'era ironica la definizione di amici del popolo? Perché si diceva ormai ci sono delle teorie più efficienti, di cui senz'altro il marxismo è quella che offre più solidità scientifica. E quindi il socialismo russo, che io dico pre-marxista perché si è formato prima, però poi ha affiancato per un lungo periodo il marxismo, è stato oggetto di anche di polemiche e di controversie tra gli studiosi che se ne sono occupati, a partire anche dalla discussione se fosse possibile sussumere sotto una definizione unitaria la vasta e composta esperienza del socialismo russo, ma quando? Tra gli anni 40 e gli anni 80 del secolo scorso. E uno degli approcci al problema più fecondo fu quello proposto da Venturi nella sua opera Il populismo russo del 1952, che definì populismo il socialismo russo pre-marxista, ponendo una stretta linea di continuità fra alcuni esponenti dell'occidentalismo russo degli anni 40, primo fra tutti Alessandro Herzen, e i rivoluzionari che attentarono alla vita di Alessandro II nel 1881. Però bisogna anche dire che il concetto di populismo come un fenomeno unitario, e attribuendo la parola populismo ai protagonisti del moto antizarista di quegli anni, è stata assolutamente sempre rifiutata dalla storiografia marxista, indi dalla storiografia sovietica. Quando poi nella polemica di Lenin il populismo veniva usato quasi come un insulto, è chiaro che il fatto che uno studioso occidentale gli desse invece un buon significato, comunque un significato pertinente, e lo mettesse a designare tutte quelle persone che da un occidentalismo che voleva imitare l'Occidente, che pensava di importare in Russia dei modelli occidentali, ha pensato in maniera occidentale a russificare quei concetti, ha creato evidentemente dei problemi. Ma perché Venturi aveva posto al centro del dibattito anche un'altra questione, e cioè se il populismo costituiva la forma specifica del socialismo russo non marxista, ma anche, diceva Venturi, una pagina di storia del movimento socialista europeo. Allora tu dici, beh, insomma, il movimento socialista europeo che debba
riconoscere come propria la pagina, tra virgolette, populista, quando per esempio i marxisti ci dicono che erano in fondo dei socialisti senza prospettiva, o erano delle persone che equivocavano il verbo socialista. E perché? Perché la storia sembra averli condannati, perché il modello di socialismo che si è affermato, che ha fatto la rivoluzione, che l'ha portata avanti, che l'ha consolidata, non è certo quello populista, è l'altro. Però io vi dico che concordo in linea generale con questa interpretazione unitaria data da Venturi e anche sui legami del populismo russo con il socialismo europeo. Si tratta piuttosto di intenderci su quelli che sono i caratteri originali del populismo, sui tratti che contraddistinguono il populismo rispetto ad altri movimenti socialisti, sulle sue origini, differenze interne tra le varie correnti, sul ruolo dei protagonisti e anche sulla fecondità delle idee, andando un po' al di là della fatidica data del 1881 che si conclude con un assassinio di tipo terroristico, perché logicamente il concetto di populismo russo e quello di terrorismo sono inscindibili dopo che tutto questo pensiero poi ha portato a questa risoluzione, come vi dico, di dubbio valore morale e forse di controversa, come si può dire, sorte storica, perché uno potrebbe anche dire che forse l'eliminazione di uno zar come Alessandro II dalla scena della Russia ha tolto quello che poteva essere un elemento di progresso, spingendo da un lato la reazione a chiudere delle prospettive democratiche e, se vogliamo, il movimento rivoluzionario ad assumere dei caratteri, come dire, clandestini, cospiratori e settari, che poi sono stati pagati in un modo o nell'altro nella storia. Ma su questo noi torneremo. Allora, che cos'è secondo me il populismo russo? Vi direi, è una forma di socialismo agrario con forti componenti rivoluzionarie che possiamo analizzare sotto due aspetti, come movimento rivoluzionario e come movimento di pensiero, che più in generale ha influenzato la cultura russa progressista dell'Ottocento. I personaggi che promuovono per primi una forma di socialismo in Russia sono un critico letterario, Bielinski, un nobile colto, Herzen, un altro nobile colto ma più agitato, che è Bakunin, nati tutti e tre durante le ultime fasi delle guerre napoleoniche e ancora ragazzi al tempo della rivolta decabrista del 1825. Fu Herzen che fece una rilettura in chiave rivoluzionaria del decabrismo e lo vide già come un primo germoglio di una contrapposizione allo zarismo, inteso anche proprio come sistema più che politico, ancora prima sociale ed economico. Per Herzen lui sostiene quindi che l'esempio dei decabristi che si rivoltarono, per quanto la loro rivolta si sembrò dapprima quasi un complotto militare più che una realtà rivoluzionaria, ecco, per Herzen aveva avuto una grande importanza nella sua formazione e in generale nella storia della Russia. Perché? Perché da tutto l'esame del materiale connesso ai decabristi si scoprì che loro avevano anche delle varie opinioni su come eventualmente riformare l'autocrazia, in particolare la corrente più radicale, che era quella di Pestel, presupponeva l'instaurazione di una repubblica e una legge agraria abbastanza radicale. Cosa ne sarebbe stato della famiglia imperiale lo lasciamo un po' sullo sfondo, però senz'altro fu anche questo che costò a Pestel il patibolo.
tre furono inizialmente occidentalisti, perché chi non amava particolarmente lo zarismo con tutte le sue specificità e prospettava per la Russia una evoluzione che la equiparasse sul piano economico, sociale e politico all'Europa occidentale, si diceva occidentalista. In contrapposizione, se vi ricordate vagamente il termine, agli slavofili, che invece esaltavano la specificità della Russia agraria, patriarcale, religiosa, monarchica, e giudicavano negativo il tipo di sviluppo occidentale, anche perché in fondo, essendo monarchici e legalisti, il tipo di sviluppo occidentale nasceva da rivoluzioni che avevano tagliato tranquillamente le teste ai re, avevano limitato i poteri della nobiltà e avevano suscitato delle forze sociali poi difficili da controllare, ma soprattutto avevano spezzato quella supposta idilliaca società patriarcale dove tutto stava insieme e dove al padre della famiglia corrispondeva l'immagine dello zar, una specificità di vita, una visione del mondo molto lontana dalle agitazioni dell'Occidente, da tutti quei caratteri anche di materialismo, di cinismo che se venivano attribuiti all'Occidente da chi guardava da una prospettiva esterna. Così era abbastanza per questi russi slavofili che potrebbero far rientrare abbastanza tranquillamente nella corrente romantica. Senz'altro una corrente romantica antirivoluzionaria e conservatrice, per quanto aperta a nuove idee. Poi tutti e tre i nostri, Babielinski, Herzen, Bakunin, furono hegeliani di sinistra. Anche Marx era un hegeliano di sinistra. E infine propugnatori della questione sociale, sotto l'influenza delle idee socialiste francesi. Babielinski, che era nato nel 1811 e morì giovane nel 1848, fu essenzialmente un avversario dello zarismo e un critico radicale e fondò la tradizione di usare la stampa per veicolare in un mondo dove non esistevano spazi di dibattito le grandi idee del tempo. Herzen, nato nel 1812, morto nel 70, fuggito in Occidente dall'oppressiva Russia di Nicola I alla vigilia del 1848, invece trasse dalla sconfitta che subirono gli operai parigini nel corso del 48 la conclusione che il futuro del socialismo non risiedeva in Occidente, perché l'Occidente era una società, diciamocelo, anche molto complicata, ormai stratificata e con degli equilibri difficili da spazzare, mentre, come la sconfitta degli operai francesi testimoniava, mentre invece la Russia era un meraviglioso terreno vergine per un esperimento rivoluzionario, perché in Russia abbiamo le masse contadine, le quali masse contadine erano, come voi sapete, in una condizione servile, erano organizzate nella comunità di villaggio, non conoscevano la proprietà privata, io oserei dire anche poverini non conoscevano la libertà e l'intraprendenza, ma anche Herzl, come gli slavofili, guardava con compiacimento da un certo punto di vista a questa arretratezza delle masse contadine russe, si trattava di vedere come usarle, se in un senso monarchico, in un senso antimonarchico, rivoluzionario, e anche per questo c'erano degli antecedenti, perché la Russia, come tanti altri paesi europei, aveva sempre conosciuto dei fenomeni di rivolte contadine, a volte sporadiche, in alcuni momenti molto serie, come fu quella di Pugachev, che come voi sapete spaventò tanto Caterina II, da indurla ad abbandonare qualsiasi possibile idea troppo radicale sul piano delle riforme.
certo in concomitanza anche con quello che poi è accaduto in Francia, qualsiasi sovrano era abbastanza esitante all'idea di introdurre delle libertà inopinate o a fare delle riforme che scardinassero degli equilibri che tutto sommato avevano abbastanza retto. Per cui si dice sempre che Caterina ha avuto un periodo in cui corteggiava Voltaire, Voltaire non era forse di quello stesso parere, però voi sapete Leibniz, Voltaire, la sua corrispondenza che intratteneva, la sua stima per gli enciclopedisti, finché sono in fondo rimasti un gioco intellettuale, perché era anche un po' tipico anche il rapporto che Voltaire aveva avuto con Federico II di Prussia, di cui il nostro Vittorio Alfieri racconta questo incontro che ebbe durante un viaggio in Prussia. Vittorio Alfieri era una personalità molto, molto libera, gli chiesero di indossare la divisa per presentarsi a corte, visto che lui in fondo era un ufficiale piemontese avrebbe potuto anche farlo, ma lui disse ma no, ho già tanti uniformi intorno, della mia non c'è bisogno. E quando arrivò all'aspetto di Federico II, coloro che curavano il protocollo lo obbligarono a inginocchiarsi e lo raccomandarono di non guardare il sovrano, e invece la prima cosa che fece da bravo italiano Vittorio Alfieri fu proprio di dargli una bella occhiata e disse di compiacersi, di non essere sul subito, di compiacersi di non essere sul subito, perché in fondo il suo buon sovrano, con tutte le sue limitazioni e i suoi difetti rispetto alla grande di Federico II, prometteva di avere più riguardo per un suddito di quanto non ne avesse Federico II, e parlando di attraversando i campi di battaglia e pensando a Caterina e a Federico, il suo giudizio su questi scellerati, le guerre che conducono ai morti che si lasciano alle spalle, è veramente pesante e interessante da leggere ancora oggi. Adesso sembra cosa remota, però dobbiamo anche pensare che persone come Herzen e Bakunin, la rivoluzione francese, l'invasione, l'epopea di Napoleone, tutto quel dibattito che ne conseguì in Europa, era una storia recente, era in fondo storia familiare, erano le stesse storie e vicende che raccontavano i loro precettori, che magari venivano dalla Francia, dalla Germania, non erano ancora veramente materia di libro. Herzen chiedeva sempre alla sua abbaglia: raccontami di quando i francesi sono arrivati a Mosca, e lei partiva con il famoso racconto dell'incendio di Mosca. Inutile che vi dica per chiosare come tutti costoro che si rinchiudevano nella dimensione prettamente russa, dell'anima russa, della specificità russa, poi in realtà fossero persone con delle sospettate aperture internazionali, perché la tata racconta di come il padre si sia dato da fare in mezzo alle truppe francesi per vedere di garantire un posto alla famiglia sfollata in mezzo a tutta questa confusione che regnava a Mosca, perché parlava benissimo il francese, ma soprattutto il padre di Herzen parlava meravigliosamente l'italiano. Aveva viaggiato in Italia e quindi si è presentato come un gentiluomo russo che parlava italiano con degli italiani ufficiali che erano nelle truppe napoleoniche. Quindi anche lì questo insospettato aristocratico della provincia russa, in realtà un suo grand tour in Italia e nel mondo l'aveva fatto, salvo dirsi, meglio le mie proprietà, con le mie anime, con le mie campagne, che quel turbine di idee, di disordine che c'è in Occidente, che vai a vedere, però non vuoi portarti in casa, fondamentalmente. Quindi questo era il background di queste persone.
E vanno a Parigi e dico, ma l'Occidente è già condannato, dall'Occidente non può venire niente di particolarmente nuovo. E Herzen dice, non riesco a capire perché bisogna puntare le carte sulla classe operaia, che è già in difficoltà in Francia, non esiste in Russia, invece in Russia c'è una classe contadina che è priva di diritti e quindi carica di forze ribellistiche che potrebbero venire svegliate ad hoc. E Bakunin prende questa idea molto sul serio, perché Bakunin passa alla storia come uno dei teorici dell'anarchismo, però l'altra faccia di questo anarchismo, che aveva in comune con Herzen, perché loro pensavano una bella rivoluzione di tipo agrario, e poi però la organizzazione che nasce dal basso delle comunità che si mettono insieme, che creano dei distretti, i quali esprimono i loro delegati, che arriveranno a una forma di governo lontana anni luce da un'oppressiva catena gerarchica di tipo classico e ancora più classico in una autocrazia russa. Per cui Bakunin ha questa spinta insurrezionalista anarchica e insurrezionalista. Il popolo è lì, il popolo solo pronto per ricevere lo stimolo, e il popolo farà questa rivoluzione. Uno dice, ma come la farà questa rivoluzione? Come si gestirà dopo aver fatto questa rivoluzione? Che tipo di governo viene fuori? Con che meccanismo? Il popolo saprà come governarsi, perché il popolo ha una saggezza innata che non viene fuori perché è oppresso, ma il popolo liberato saprà automaticamente come regolarsi e logicamente si organizzerà dal basso verso l'alto. Quindi non ci sarà problema. Noi dobbiamo evitare di sovrapporci al popolo, di dare noi, che siamo già corrotti dall'educazione, dalla civiltà e quant'altro, le nostre idee. E soprattutto dobbiamo evitare di fare il comitato di salute pubblica di tipo giacobino, che fa scendere sulla testa del popolo a modo di novello zar i provvedimenti ed i decreti. E questa è la grande corrente anarchica russa, che è proprio tipica del populismo. Noi troviamo questi elementi: la fede nel popolo inteso come massa rurale, che vive nella comunità di villaggio di tipo egualitario e quindi non ha ancora sviluppato quei tratti piccolo borghese e borghese che sono invece riconoscibili nel contadino, per dire, della Vandea, anche se il povero contadino della Vandea non lo sa, è un piccolo borghese perché è attaccato alla sua terra, strappargliela per collettivizzarlo è difficilissimo, mentre invece il contadino russo, potremmo dire, è già collettivizzato. Siccome però la parola collettivizzazione ci ricorda tutta un'altra storia, potremmo dire è già socializzato, è già naturalmente sociale e solidale. E adesso dobbiamo farlo diventare anche assolutamente anarchico, però anarchico con dei contenuti socialisti, perché se no la questione si complica. Allora io potrei dirvi in due parole che è sorprendente la fede che costoro avevano nel potere palingenetico, se vi piace questa espressione colta, palingenetico, che origina l'uomo, ma tutto l'uomo, potere palingenetico del popolo. Però c'è anche chi ha detto, poniamo di analizzare spassionatamente il pensiero di Marx. Per quale motivo l'operaio sfruttato deve diventare il faro della civiltà? Ci sono delle analisi su questo brillanti condotte da Pia Biaef, il quale dice c'è un mito, c'è una classe operaia reale, c'è una classe operaia mitizzata, ci sono dei contadini reali e c'è un mitico
dico soggetto contadino portatore di valori popolari che, guarda caso, lo slavofilo interpreta con una naturale religiosità, affetto per la famiglia e soggezione per lo zar. Il insurrezionalista, socialista, agrario o populista, come lo vuoi chiamare, invece gli attribuisce delle qualità assolutamente diverse. Potrei a volte fare anche la battuta che forse queste persone una conoscenza del popolo non l'avevano affatto, e la loro l'estrazione anche aristocratica di Herzen o di Bakunin in questo ha senz'altro una influenza. Spero di aver seminato un minimo di dubbio nella vostra mente, però queste erano persone che ci credevano, che si spendevano in prima persona e cercavano delle soluzioni. All'idea anche che è tipica di quello che noi possiamo dire populismo, che è la forma di socialismo agrario che nasce però in una società arretrata, che si vive come arretrata e che si contempla nello specchio di un'altra civiltà, che è quella occidentale, perché è inutile dire la Russia è Europa, non è Europa, è un'Europa che partecipa. La Russia è molto Europa, la Russia vive di idee europee, discute solo delle idee europee, vive le mode europee. Poi però nel momento in cui le riceve entusiasticamente, a volte le distorce, a volte le interpreta in modo diverso, a volte le ripudia anche con una reazione che porta poi a delle elaborazioni originali che magari sono anche molto distanti. E questo tipo di dinamica noi potremmo vederlo in moltissimi paesi che sono, o culture che sono esposte all'influenza di altre culture. Nel caso quindi della Russia, a me sembra molto chiara per esempio la posizione di uno studioso, di un giornalista, di uno scrittore, di un saggista come l'autore a cui ho dedicato un libro, Nikolaj Konstantinovich Mikhailovskij, che era in contatto con i socialisti più rivoluzionari, che però era responsabile di un giornale, poi più di un giornale nel corso della storia russa, che è riuscito a non farsi mai arrestare, che è riuscito a non farsi mai coinvolgere veramente in nessun complotto e che ha continuato a diffondere un'opera di illuminazione attraverso delle rubriche letterarie o di commento storico o altro, dove aveva la sagacia di scegliere un certo libro, un certo autore, che potesse essere Stuart Mill, che potesse essere Darwin, e intorno a questo esporne le idee veicolando le sue, che possono essere di tipo socialista agrario e per l'idea di un rifiuto di un modello capitalista che viene visto come che cosa? Come praticamente una schiavitù di lavoro e di un lavoro che tende a diventare iperspecializzato, che comprime la personalità umana, l'individualità umana. Se Mikhailovskij avesse visto una catena di montaggio sarebbe letteralmente impazzito dall'orrore, perché quando lui parlava di questo tutta una serie di sviluppi erano molto lontani. Però questo per dire, non sono delle persone isolate, sono in continuo dialogo con altri socialisti di altri paesi e c'è un etico scontro fra Bakunin e Marx per il controllo della Prima Internazionale, dove Marx inorridisce all'idea che il socialismo possa essere gestito da, come dire, diciamolo, da russi anarchici, e i russi anarchici hanno il terrore che il socialismo possa essere preso da un tedesco che vuole trasformare il mondo in una caserma.
quindi sono delle gentilezze che si scambiano, più o meno rivestite di un'ottima forma, ma anche i giudizi dello stesso Mazzini su i possibili sviluppi del marxismo sono negativi e sono però anche di una precisione, di una chiara leggenza per certi aspetti che poi si sono individuati nell'esperienza sovietica assolutamente profetici. Ne parla Strada nel suo ultimo libro che ha recentemente presentato. E quindi voi capite che il dibattito è ben lungi dall'essere solo confinato in Russia e europeo. Bisogna anche dire che esiste, perché esiste una, diciamo, una internazionale sovversiva in Europa che nutre delle idee anti-assolutiste, che nutre delle idee patriottiche, che nutre delle idee anche di evoluzione sociale più o meno declinata o verso un progresso graduale o verso una rivoluzione violenta. Quindi questo c'è. I russi sono orientati all'idea della rivoluzione violenta. Su questo direi che non ci sono dubbi, andando a leggere tutto quello che scrivono i populisti. E lo stesso Mikhailovsky, che è il gentiluomo letterato che fa la sua recensione proprio in punta di penna, a un certo punto viene fuori con questo brano sorprendente, che fa parte dei suoi scritti più anonimi evidentemente, dove fa l'esempio: io ho sul mio tavolo da lavoro il busto di Bielinski, il grande critico letterario morto precocemente. Se entrasse il popolo con tutta la sua forza, con tutta la sua energia, con tutta la sua brutalità e spezzasse il busto di Bielinski, cui io tengo sommamente, distruggesse i miei libri, facesse tutto a pezzi, ebbene, io lo seguirei. In un altro punto lui dice: difenderei fino alla morte il busto di Bielinski e i libri. E questa è una contraddizione, è un'enorme contraddizione. E secondo me in questa frase c'è tutta la contraddizione del populismo russo, che fa anche nascere la tentazione che tutto sommato questa forza che tu ti opererai per déclencher, si direbbe in francese, per far esprimere, vada però controllata, perché potrebbe non portare da nessuna parte. E questo è un problema. Ma il secondo problema è: posto che le cose stanno così, perché questo popolo non si sveglia? Perché questo popolo non si muove? Che cosa gli manca a questo popolo? Ha bisogno di una propaganda. Allora, negli anni 70 partono verso le campagne delle corti di giovani dalle università che faranno parte di quel movimento che si chiama Andata nel Popolo. Vanno, ognuno a suo modo interpreta come deve parlare al popolo, con delle idee irrealistiche, gente che viene dalla città e dice: io vado là, mi metto in un villaggio, incomincio a fare il ciabattino, approfitto per parlare con la gente, gli spiego come stanno le cose, gli tolgo un po' di idee religiose assolutamente inutili, gli regalo l'ultimo verbo scientifico che mi possa venire da Moleschott o Eichel. Inutile che vi dica che questa spedizione è andata a finire malissimo. Queste persone, a volte vestite anche con una casacca tradizionale contadina, sono state prontamente individuate, erano estranee alla vita dei villaggi, consolidata nei suoi ruoli, nei suoi tempi e nelle sue specializzazioni da anni. Cosa peggiore, sono stati assolutamente non compresi. E cosa peggiore ancora, in alcuni casi sono stati denunciati. Ma non sono neanche stati denunciati necessariamente per malafede, riportano sempre l'episodio di quel contadino che si è rivolto alle autorità dicendo: c'è un pazzo, del mio fienile,
che dice che Dio non esiste, che lo zaro è, capisci? E che lo zaro non deve più essere il nostro sovrano, non so come mandarlo via, non ho capito chi è, cosa vuole, fermatelo. Questi sono degli episodi anche curiosi su cui per esempio insiste molto Ulam, Adam Ulam, in un bel libro, Il nome del popolo, dove però, beh, Ulam è di origine polacca, seguì suo fratello Stanisław Ulam, grande matematico in America, quando aveva 17-18 anni, quindi è, diciamo, di origine background ebreo polacco, però fondamentalmente di formazione americana Ulam, e quindi ha un po' quel tratto irridente, ipersemplificatorio anche per certi versi, rispetto invece a un Venturi che tratta questo argomento molto seriamente, entrando dentro nelle teorie, nelle biografie, nelle vicende di queste persone, come Ulam logicamente riporta sempre gli episodi che fanno vedere di più l'inconsistenza o il divario che poteva esserci fra queste idee coltivate da una elite, da una intelligenza molto spesso non di origine popolare, e le vere masse contadine. Questo divario c'era. Il contadino era disposto senz'altro a ribellarsi, e di tanto in tanto questo succedeva. Le jacquerie contadine cosiddette, no? Dal termine francese jacquerie, erano abbastanza spaventose, però senz'altro questa grande capacità di proposizione socialista anarchica era difficile notarla. Ma su questo i populisti e poi gli onerevi insisteranno sempre. Alla fine si formeranno come due correnti, una corrente che potremmo dire propagandista e una corrente più anarco-insurrezionalista, che guarda di più con dovute distanze a Bakunin, perché Bakunin è all'estero, Herzen è all'estero, Lavrov è all'estero, Kachov è all'estero, per darmi un'idea. Kachov, per esempio, sta a Ginevra, ha un giornale che si chiama Campana Stormo, perché bisogna, appunto, perché? Perché Herzen aveva fondato il giornale La Campana. L'aveva fondata nel momento in cui finalmente arrivavano quelle riforme dopo la guerra di Crimea di Alessandro II, prima delle quali era la emancipazione dei contadini, con anche la concessione ai contadini della terra, per quanto attraverso una complessa operazione per cui lo Stato anticipava ai nobili il danaro per le terre allocate ai contadini, e poi i contadini pagavano degli interessi su questo danaro che duravano poi, sarebbero dovuti durare 49 anni. A un certo punto furono aboliti dopo il Novecento, perché era chiaro che i contadini non ce la facevano. In compenso vi era stata anche una grande natalità, che si può anche spiegare in termini di recuperata autostima, fiducia anche nell'avvenire, che aveva portato a un tasso di nascite maggiore, per cui ben presto anche la terra non era sufficiente. Ma la terra non era stata data ai contadini a titolo individuale, perché se ne sarebbero fatti dei proprietari singoli. Scusate. Spengo, ho dimenticato. L'ho tolta così. Cosa? L'ho anche fermata così, non c'è problema. Ma proprio le miscele. Sennò poi YouTube. No, ma quando andiamo avanti tutto il tempo con YouTube? No. Basta. Quando finisce la lezione? Quando finisce la lezione? A quando finisco, c'è qualsiasi sciocchezza, dica, ripresa. Se ne risponderà davanti a YouTube.
Basta. Sono senso. Che è peggio di un tribunale del popolo. Allora, Herzen aveva pensato con questo giornale di affiancare le riforme di Alessandro II, ma le riforme di Alessandro II appunto non avevano per esempio previsto la proprietà individuale per il contadino che fosse diventato piccolo proprietario, per quanto piccolo sarebbe stato un proprietario è una persona libera. È una persona che è alla pari con chi ha una proprietà uguale o maggiore alla sua. E quindi voi capite che quella veramente sarebbe stata una misura che avrebbe mutato il volto della Russia. Però paradossalmente non andava bene a nessuno, non andava bene certo ai conservatori, ma non andava nemmeno bene ai populisti che vedevano la comunità di villaggio come qualcosa che una volta liberata dalle incrostazioni che la tradizione le aveva messo sopra avrebbe potuto già essere una prima cellula di tipo cooperativo e solidale di stampo socialista. Siccome erano gli anni in cui, se voi vi ricordate, per esempio nel socialismo francese vi era, non so, un Fourier con la sua idea del falansterio, il problema era come giungere anche a dei modelli di vita, dei modelli di cooperazione di tipo socialista, il grande ostacolo era sempre quello dell'individualismo, della proprietà. Allora tutti coloro che seguivano il pensiero e declinavano il pensiero di Herzen, in Russia questo problema non ci sarebbe stato, perché le masse rurali erano già naturalmente organizzate in senso comunitario, quindi si trattava soltanto di aiutarle a liberarsi dal retaggio del passato, ma vi era già questa prima cellula che avrebbe potuto, oserei dire, essere socialistizzata. Questo fatto è un'altra caratteristica propria del populismo, che si oppone ferocemente a qualsiasi forma che cambi questo assetto o che voglia spezzare questo comunitarismo, trasformandolo in un senso invece più, potremmo dire, occidentalborghese. Quando arrivano i marxisti, in realtà loro questa remora non l'hanno, perché interpretando strettamente quello che loro ritengono il verbo marxista, il capitalismo deve affermarsi. Il capitalismo si deve affermare perché possano nascere quelle contraddizioni che poi porteranno alla rivoluzione che porterà al socialismo. Come debba avvenire questo passaggio è oscuro in Marx, così come resta sempre oscuro nei populisti il passaggio fra il movimento cosiddetto rivoluzionario popolare e il dopo. Vi è in tutti questi pensatori dell'Ottocento, che vengano da una tradizione di tipo hegeliano o meno, un assunto filosofico che non è veramente discusso. Il problema della transizione da un sistema all'altro non è chiarito. Allora, in termini più rigidi, quando per esempio il pensatore russo Bierdiev spiegava dove era secondo lui l'oscurità di Marx, puntava il dito proprio su questo. Da un lato tu hai Marx che si pone come scienziato, studioso di economia, studioso di storia, che ti dice che ci sono alcuni schemi che portano ineluttabilmente a far sì che ad una fase ne segua un'altra e ne segua un'altra, e che quindi la storia procede secondo uno schema che non potrebbe che portare lì. Dall'altro dice, ah, il rivoluzionario che però ti
che però pensa di organizzare la classe operaia in senso rivoluzionario, non sta ad aspettare che questa transizione arrivi. Quindi dei due quale bisogna scegliere? Il pensatore o il rivoluzionario? E in che termini vede un momento soggettivo e un momento oggettivo? Secondo Berdiati questa era una grossa contraddizione, ma Marx o i marxisti nella sua scia dicevano no, i soggettivisti sono i populisti che pensano che con la volontà popolare si faccia qualcosa. Dalla nostra parte gioca la necessità storica, marxismo come materialismo storico, come materialismo dialettico per le future elaborazioni di Engels. Fatto sta che se non arrivavano i russi, questa benedetta rivoluzione non sarebbe mai avvenuta. E non voglio dire, ma non è avvenuta con i populisti e con i loro eredi sociali rivoluzionari, non è avvenuta con i menscevichi, ma è avvenuta con i bolscevichi che erano i più giacobini di tutti. E anche questo ha una tradizione. Perché per esempio moltissimi dicono che le radici del marxismo-leninismo risentono moltissimo della tradizione volontaristica del populismo, cosa che avrebbe fatto inorridire Lenin, che dedicava la sua vita a contrastare i populisti e i loro eredi socialisti rivoluzionari. Ma perché li contrastava Lenin? Perché sono il parente scomodo. Fondamentalmente sono il parente scomodo e Lenin aveva un fratello populista, il quale tentò di organizzare un attentato alla vita di Alessandro III e venne condannato a morte. Quindi Lenin aveva conosciuto bene questo pensiero. Ne aveva tratto delle insofferenze, ma però probabilmente, nonostante tutto, anche l'idea che una leadership, come diremmo oggi in termini moderni, nel momento dovuto debba pure inserirsi nei meccanismi della storia, perché se Lenin non avesse optato per la presa del potere, che era una concezione minoritaria durante il 17, questo potere nessuno gliel'avrebbe messo in mano. Ma ci arriviamo. Abbiamo ancora da trattare perché lo zar liberatore Alessandro II, lo zar riformista Alessandro II, viene ritenuto dai populisti un ostacolo da rimuovere. Uno dice, ma che pro, perché, in che visione? E quindi, a un certo punto, e questo è un problema, ci sono tante anime dentro questo populismo. Come abbiamo detto, per esempio, Tkachov, che a Ginevra pubblica questo giornale Nabat, Campana Stormo, secondo lui bisogna fare in fretta, la Russia si sta umiliando. La Russia rischia di diventare uno Stato come tanti altri, con un regime economico di tipo capitalista in cui inevitabilmente le campagne saranno trasformate, stravolte, questo potenziale rivoluzionario si perderà, ma siccome questo popolo non ha ancora capito che deve insorgere, qualcuno deve parlare al posto suo. E quindi Tkachov in generale viene vista come un'ala giacobina, come un germe giacobino all'interno di questo movimento che diceva è il popolo che deve fare, non stiamo qua se anche rompe il popolo, spacca il busto di Bielinski o brucia i nostri libri, lo lasciamo fare perché lì è la forza incarnata della rivoluzione che senz'altro saprà come organizzarsi. Questa tentazione giacobina, dice Venturi, che è perenne nel populismo. Io credo che sia una tentazione che c'è sempre laddove c'è un divario
fra elite e masse, fra le quali non esistono delle formazioni di gruppi, di partiti, non esistono veramente delle arene aperte al dibattito e non esiste anche un rapporto fra una maggioranza, un'opposizione, anche uno Stato come interlocutore, che è quello che in fondo garantisce un sistema democratico pienamente, ma in certa misura anche dei sistemi che potremmo definire liberali. In Russia tutto questo non c'è, hai un'autocrazia che è assolutamente sorda a quella che può essere la voce, non diciamo del popolo, ma anche di una intelligenza o anche di una borghesia o anche di una nobiltà nel momento in cui siano portatori di idee proprie o diverse che possano rompere un assetto che viene veramente deciso dall'alto, e questa rigidità è notevole. Alessandro II viene meno a questa rigidità, capisce che la Russia va modernizzata e si prende la responsabilità e il peso di riforme che erano di grande, grande portata. Non era facile trovare una soluzione che conciliasse la libertà con dei contadini e l'assegnazione della terra, ma nello stesso tempo non provocasse improvvisamente un terremoto sociale in cui dei contadini senza terra avrebbero vagato per il paese quando non potevano nemmeno essere veramente assorbiti da un'industria che era ancora allo stato nascente. I populisti avevano un buon gioco nel rilevare queste contraddizioni anche nelle loro polemiche con degli oppositori marxisti, dicendo: ma dove la vedi la classe operaia, ma l'industria non è ancora sviluppata, ma noi dobbiamo, e poi comunque sono sempre dei modelli di tipo occidentale, noi dobbiamo invece puntare a delle forme di a delle forme di artigianato, a delle forme di cooperazione, noi dobbiamo puntare a delle forme di aggregazione solidale, alternativa, dobbiamo puntare a modelli federali dal basso. Erano delle idee affascinanti da un certo punto di vista, e per esempio Michalowski nei suoi scontri con i marxisti diceva: ma chi è questa gente che ragiona peggio di Stalin? Chi sono questi qui che vorrebbero distruggere la comune contadina? In nome di quale schema vogliono buttare i contadini nella pattumiera della storia? Queste erano parole molto dure. E la scrittura, sinceramente, io non capisco. Lasciamo ai contadini la loro voce, il loro modo di vivere, faranno vedere che sanno organizzarsi, che hanno il potenziale rivoluzionario, e dopo la rivoluzione sapranno cosa fare. E non blocchiamo questo processo con delle richieste peregrine di costituzione allo zar, che poi in fondo fanno solo gli interessi di chi già ha degli interessi da difendere. Per cui il problema del populismo era quello che non voleva alcuna soluzione politica, non erano delle persone che si battessero per un maggior liberalismo, non gli interessava affatto, non interessava affatto loro che l'autocrazia perdesse i suoi tratti repressivi. Anzi, che ben li avesse, non era quello il problema. E non era certo nella direzione del liberalismo che loro volevano andare, lo aborrivano. E l'idea era anche in Marx, no? Che tutto sommato la Costituzione, le famose libertà che l'Occidente sbandiera sono solo le libertà borghesi, che stanno a coprire delle realtà sociali che non sono affatto libere. Devo dire che, giudicando come è andata la storia russa, un po' di formalismo da questo punto di vista male non avrebbe fatto, perché qua tu contrapponi effettivamente la libertà formale alla libertà sostanziale, la volontà del popolo determinata secondo delle forme democratiche con la giustizia sommaria popolare, inneschi un processo che non puoi sapere dove porta. Ma anche ai giacobini mangiano in colse.
lo sappiamo, per l'eterogenesi dei fini e per la legge del contrappasso. Non è che Robespierre abbia fatto una fine migliore di coloro di cui riteneva giusto liberarsi. Quindi tutti questi elementi nel destino del populismo russo sono presenti. Allora, a un certo punto incominciano veramente a nascere delle iniziative terroristiche abbastanza sporadiche, inizialmente contro dei traditori, poi contro degli infiltrati, perché dopo l'esperienza della volontà della data nel popolo si è deciso che bisogna creare un'organizzazione clandestina, perché fare attività allo scoperto in un mondo come quello russo è troppo pericoloso, finisce nelle maglie della giustizia. Quindi l'idea è: torniamo all'organizzazione clandestina. C'era stato un embrione di una prima organizzazione clandestina chiamata Terra e Libertà, che aveva un modello mazziniano di organizzazione cospirativa e che era stato soprattutto, pare, ispirata da Herzl. E comunque, che cosa vuole il popolo? Terra e Libertà era lo slogan della sua rivista, il Colpo. Cioè, così si legge, così lo pronuncio, la detta la Colpo. La campana, diciamo. E quindi c'era questa prima organizzazione che però era stata quasi subito travolta dalle repressioni, dalla stretta poliziesca dovuta anche allo scoppio della rivoluzione in Polonia e dalla paura che i rivoltosi polacchi potessero trovare dei simpatizzanti all'interno della Russia. Di questa prima Terra e Libertà si sa abbastanza poco. La seconda Terra e Libertà è importante, è quella che è passata in fondo alla storia con il nome di Zemlya, che è terra, e Volia, che è libertà, ma che è una parola duplice, vuol dire sia libertà che volontà. Per cui voi trovate la Zemlya e Volia declinata sia come sempre come Terra e Libertà. Ma poi la stessa parola voglia la trovate in un'organizzazione che nasce dal suo seno, che si chiama invece Narodnaya Volya, la volontà popolare, dove viene tradotto con volontà, perché questa era l'accezione, ma la parola è la stessa, libertà, volontà. Michailovsky spiegava che questa duplicità della parola era molto significativa anche dell'animo russo, in cui la libertà a un certo punto si traduce in volontà. Se applichi questo paradigma all'idea che si aveva del popolo naturalmente rivoluzionario, la comprensione della scelta del termine è molto chiara anche a voi, credo, no? Allora questa Terra e Libertà conosce queste iniziative anche autonome di terrorismo nei confronti di supposti traditori, infiltrati, funzionari particolarmente scomodi o invisi, però fondamentalmente, rimanendo un fatto sporadico in un'organizzazione che non è centralizzata, ogni volta si trova una buona ragione per non teorizzare questo uso del terrore. Ma questa è un'anima che c'è dentro il populismo russo, come un'anima che c'è dentro l'anarchismo, per certe prove che l'anarchismo ha dato. C'è. Il problema è che viene alla ribalta quando c'è questo congresso. Adesso immaginiamo che qualche cospiratore che si trova, e Ulam su questo fa dell'ironia, io non faccio dell'ironia, ma i numeri sono molto ristretti, perché pensiamo a una cinquantina di membri attivi e veramente con compiti organizzativi. Si trovano, fanno la conta e viene posta all'ordine del giorno la questione dell'assassinio dello zar. E come dobbiamo interpretare che alla fine la Terra e Libertà si spacca in due?
Un gruppo si chiamerà Ridistribuzione Nera, intendendo la ripartizione delle terre, e poi i suoi esponenti confluiranno quasi tutti nel marxismo. Gli altri invece fondano la Narodnaya Volja, la volontà popolare, la volontà del popolo, che organizzerà un attentato ad Alessandro II. Perché deve essere ammazzato lo zar? Beh, il dibattito è controverso, spinoso, anche lacunoso. Possiamo dire che da un certo punto di vista l'idea prevalente è che in un mondo come la Russia, che è così centrata sulla figura dello zar, eliminarla creerebbe quel vuoto istituzionale, morale, affettivo, psicologico, sacrale, per cui in questo vuoto finalmente ci sarebbe quello spazio per lo slancio rivoluzionario. Uno. Due, si può anche interpretare, siccome questo slancio rivoluzionario da parte del popolo è così lento a palesarsi e anche così confuso e contraddittorio, tagliamo la testa allo zar. Non è esattamente così che andrà. E magari cosa, voi dite, conquistare il potere, ma sarebbe stato mai possibile conquistare il potere con dei numeri così esigui come? Però magari scoppia una rivoluzione e poi ci si pone il problema: che cosa facciamo dopo? Facciamo un comitato di salute pubblica che si mette alla guida della rivoluzione e fa piovere i decreti dall'alto? No, non lo faremo perché siamo populisti. Noi non vogliamo insomma uno schema di questo genere. Aspettiamo che il popolo si risvegli e poi automaticamente si troveranno i modi. E la soluzione potrebbe essere quella di un'assemblea costituente, ma di una vera assemblea fatta dal popolo che ha vinto la rivoluzione, che fa la sua assemblea per decidere qual è l'assetto che vuole darsi. E queste rivendicazioni erano contenute in la convocazione di una assemblea costituente popolare, altro, erano anche contenute nella lettera che la Narodnaya Volja indirizza alle autorità dopo aver ammazzato lo zar, diciamoci, quando però le campagne sono rimaste silenziose, perché l'unico effetto che ha avuto l'assassinio dello zar sono stati degli sporadici pogrom, perché si pensava che gli ebrei dovessero essere coinvolti nell'assassinio dello zar, simbolo cristianissimo, da un lato, e dall'altro, senz'altro, qualche reazione antinobiliare per il semplice fatto che lo zar liberatore non poteva non essere inviso ai nobili, quindi erano stati i nobili ad uccidere il buono zar e quindi lo si doveva vendicare. Ma devo dirvi che con un certo cinismo alcuni esponenti del movimento populista proprio pensavano che ben venga questo, che ritengano responsabili i nobili o che ritengano responsabili gli ebrei, purché si agitino, purché si muovano, purché trovino questo slancio rivoluzionario, perché c'è bisogno della scintilla nel pagliaio, c'è bisogno del detonatore per la bomba, e la bomba è lì. E se no, che senso avrebbe avere queste enormi masse rurali che già hanno dato prova di ribellismo nella storia, che già hanno dato prova che per loro la libertà e la volontà sono la stessa cosa? Se però, lasciatemi fare la battuta, fosse emerso dal nulla Pugachev, avrebbe posto degli enormi problemi a questi raffinati rivoluzionari. Ma nella realtà cosa è successo? Spogliamoci di tutta questa enfasi che è tipica perché chi studia un soggetto in certa misura simpatizza. E vediamo la realtà. Alessandro II nella sua carrozza viene colpito da questi rivoluzionari che si sono appostati al passaggio. Vi risparmio i dettagli, li trovate anche su Wikipedia se andate a vedere la descrizione di come è stato assassinato questo zar. Questa persona
questo padre di famiglia, questo sovrano, che non era né più sanguinario, né più nefando, né più sbagliato che qualsiasi altro suo omologo del tempo. Quando sono scoppiate le prime bombe a mano e Alessandro II un sentore che delle persone del suo seguito potevano essere ferite, non va a fermare la carrozza. Lui è sceso per soccorrere questa gente, perché non si ha mai che una carrozza con sovrano fuga quando c'è gente del suo seguito che è colpita e giace per terra. E quando lui era lì per aiutare questa gente è stato incinerato definitivamente. Ma non è morto subito, è morto dopo una lunga agonia a cui ha assistito suo figlio Alessandro III, che deve essersi domandato: ma se mio padre ha dato in fondo soddisfazione a quelle che erano le richieste della società in una misura imprevista o impensabile per ogni suo predecessore, e questa è la risposta, a con cosa abbiamo a che fare, con degli interlocutori o con degli assassini? E la risposta di Alessandro III che lui si è dato era molto chiara: si aveva a che fare non con degli interlocutori ma con degli assassini. L'esperienza di suo padre aveva portato in fondo ad un fallimento, quella era stata la moneta di cui era stato ripagato, e lui l'errore non l'avrebbe fatto. Lui non avrebbe rinunciato alle sue prerogative, lui non avrebbe permesso che movimenti rivoluzionari sporcassero un trono di sangue. E ha subito anche lui i suoi attentati. Uno di questi attentati l'ha subito ad opera del fratello di Vienna. Vi racconto brevemente un aneddoto che deriva anche dalla biografia di Lenin di Robert Service. La famiglia Lenin è una famiglia molto normale, tranquilla, il papà faceva l'ispettore scolastico per tutti in giro per tutto il regno, la madre era una donna colta, molto seguace delle teorie pedagogiche più avanzate. Tutte l'impronta vagamente svizzero-tedesca, ma non fa niente, perché la pedagogia allora pescava soprattutto in quei modelli, però che da sempre ho cercato di dare il massimo perché i ragazzi avessero anche un'educazione equilibrata da più punti di vista, mentale, fisico e quant'altro. I genitori di Lenin erano due bravi liberali. Due bravi liberali senza le velleità di cambiare alcunché o di chiedere alcunché, erano i progressisti che credevano profondamente nell'etica delle azioni, delle buone azioni, del lavoro quotidiano che non può che portare un paese al progresso. Fai bene quello che fai e porti avanti automaticamente uno spirito di riforma. Erano veramente i rappresentanti di coloro che credevano nelle riforme di Alessandro II. Quando Alessandro II è stato ammazzato, la reazione della famiglia di Lenin, di Lugano, è stata di sgomento. I genitori hanno preso i figli e li hanno portati in chiesa per la messa, la funzione che si è svolta proprio per la morte dello zar, il padre e la madre che piangevano, i figli che partecipavano al cordoglio. Ora voglio dirvi che cosa è successo alla società russa, perché in un breve turno di anni il fratello abbia deciso di attentare alla vita dello zar successivo e l'altro fratello l'abbia fatta fuori con la famiglia imperiale decisamente. È un quiz storico che vi lascio a conclusione della mia lezione. E allora, se dovessimo dire, rispondendo al tema della lezione, che cosa ne è dopo l'assassinio di Alessandro II, che oggi molti interpretano come l'attentato che ha fatto deviare il freno della Russia dai binari naturali. Perché? Perché Alessandro II, quando è stato ammazzato,
aveva la cassetta un progetto di legge che vedeva una rappresentanza. Non era veramente l'idea di un Parlamento, non era veramente l'idea di una Costituzione, c'era una bozza di progetto che prevedeva un nuovo assetto istituzionale in cui era prevista una Camera, magari con funzioni per il momento soltanto consultive, però prendeva in considerazione dei cauti passi veramente sulla via delle riforme costituzionali. Questo progetto è morto con lui. Allora ci si può anche dire, con un Alessandro II che nonostante c'è le marce indietro notevole che aveva fatto rispetto alle aperture dei primi anni, avesse continuato comunque un trend lento di evoluzione e di progresso, forse la Russia non sarebbe andata incontro ad un destino molto diverso. E invece il trauma subito per la morte del padre ha irrigidito l'atteggiamento di Alessandro III e poi ha reso anche meno duttile, meno meno adatto a rispondere alle esigenze di una società in mutamento suo figlio Nicola II. E allora molte volte uno si chiede se certi interventi violenti in un corso storico producono veramente ciò che devono produrre, o come sempre per le eterogenesi dei fini, qualcosa che è molto molto lontano. E questo è un dubbio che vi lascio, perché noi la storia con i sé non la facciamo, ma l'immagine dell'assassinio di Alessandro II come l'occasione perduta della Russia, come il nodo di sangue, come il punto in cui tutto è cambiato, è vero. Se poi uno giudicasse dal punto di vista, non so come si può dire, dello stalinismo grondante, veramente, non dico di sano, perché non mi piacciono queste metafore, però pensiamo a cosa è stato lo stalinismo e chiediamoci, ma uno che ha vissuto veramente quel livello di persecuzione, di oppressione, può veramente pensare che Alessandro II fosse quel mostro da uccidere? Non farebbe di tutto per rivederlo resuscitato, concedere una costituzione anche piccina piccina? Gli importerebbe tanto che la Russia avrebbe forse seguito un modello di sviluppo di tipo capitalistico? E il contadino avrebbe preferito essere un piccolo proprietario o finire trattato da culaco, collettivizzato, esterminato o magari sottoposto ad una carestia in parte artificiale come è successo in Ucraina, dove nell'Holodomor hanno perso la vita milioni di persone? Queste sono delle questioni che si sono riproposte nel dibattito nell'epoca della perestroika. E io mi ricordo che, venendo logicamente da una tradizione italiana di un certo tipo, è stato curioso, perché una volta mi sono trovata quella che allora era l'immigrato non Pietroburgo e ho detto: ma io mi occupo dei populisti. In che senso dei populisti? I nemici, gli amici del popolo di cui diceva Lenin? E io dico: ma dico no, in particolare, sai, Michelowski, Zemlei Voglia, gelo. E uno mi dice, uno di questo gruppo di persone che mi avevano invitato mi dice: ma ti occupi anche degli zaricidi? E in questa parola zaricidi ho sentito un carico da 90 che in Italia uno non avrebbe mai sentito. E dopo non si è più parlato, si occupa degli zaricidi. Quando sono tornata in Italia da alcuni miei colleghi ho detto: ma forse fra l'ideologia ufficiale e i sentimenti, ancora oggi in Russia regna una certa lontananza, no? C'è una certa lontananza.
perché molti dicono, ma come ti occupi degli zari civili? E cosa mi hanno risposto questi colleghi? Ma chi hai frequentato? Chi era questa gente? Ma dove sei andata? E io volevo dire, non so, sarebbe piaciuto poter dire dei passifondi più remoti. No, e in un salotto di intellettuali di Pietroburgo, che dentro di loro dicevano, ma una viene da Milano a studiare la nostra storia per andarsi a occupare degli zari civili. E il biasimo era fortissimo. Io allora non lo potevo capire in un certo senso. Ho colto perfettamente, ho tratto le mie deduzioni quando poi è esploso tutto il dibattito sul perché abbiamo avuto gli zari civili. Allora ho anche capito qual era l'ipotesi che gli interlocutori avevano in mente. Ci sarebbe piaciuto avere un paese che si fosse evoluto come tanti altri in Europa, senza dover passare tutte le prove storiche che abbiamo passato in nome del popolo, per la volontà del popolo. E questo è un problema che in fondo resta. Però se lo scopo dei populisti era quello di fare insorgere le campagne e di ammazzare lo zar per disorganizzare lo Stato o per creare quel meraviglioso vuoto e quello slancio rivoluzionario, avrebbe preso finalmente la strada giusta, è stato un fallimento. E io mi domando come poteva in un breve turno di anni, 5 anni dopo il fratello di Lenin, non avere tratto una lezione da tutto questo e non avere capito che in fondo forse non era veramente la strada. Non, una strada diversa è stata poi percorsa a ridosso della rivoluzione russa del 5, quando hanno cominciato a formarsi i partiti politici, quando lo zar ha dato la Duma e quando è cominciato una normale vita di confronto con alcune forze che partecipavano, altre no, moltissime forze reazionarie, però tutto sommato non si poteva più dire che in Russia non vi erano degli spazi di libero confronto. Ma chi è rimasto attaccato al terrorismo? È rimasto attaccato al terrorismo il movimento socialista rivoluzionario, che da un lato ha mandato avanti la tradizione, potremmo dire, aggregativa, cooperativistica, associazionistica, del populismo, perché erano i neopopulisti, però sempre con un'anima che al terrorismo non ha voluto rinunciare. E il terrorismo mandato avanti dai socialisti rivoluzionari prima, durante e anche in parte dopo la rivoluzione del 5 è stato anche di caratura molto, molto alta, ha colpito moltissimi funzionari, non è andato a cercare la gente più invisa, non è servito solo per colpire i traditori e non è servito solo per proteggere le cellule, molto spesso è stato veramente un terrorismo antisistema che da un lato ha senz'altro intimorito e reso insicuro di sé lo zarismo, ma non per questo necessariamente l'ha indebolito o ha aperto particolarmente una strada alla rivoluzione. La rivoluzione si è fatta strada poi per altri versi ed è molto legata alla crisi determinata dalla guerra. Allora, se noi dovessimo andare a vedere il movimento dei socialisti rivoluzionari che eredita l'ideologia populista, andremmo dentro un altro tipo di romanzo ancora, di cui posso anche dare il titolo, perché lì succede una delle cose più stupefacenti che se io vi dicessi che è la trama di un romanzo di Ken Follett nessuno mi prenderebbe sul serio. E invece a volte la realtà è ancora più strana di un romanzo. E cioè, praticamente il movimento sociale rivoluzionario ha un gruppo di fuoco, ha un'organizzazione di combattimento. Questa organizzazione di combattimento mette a segno dei colpi favolosi nell'ottica del tempo. Prendiamo con le virgolette. E cioè, ammazza il ministro Plevel,
ammazza il Granduca Sergio con degli attentati che fanno scemi. Viene eliminato anche Pop Gapon, che se vi ricordate era colui che aveva organizzato per conto della polizia, aveva infiltrato i sindacati per conto della polizia e poi aveva condotto quella sciagurata processione, protesta che si era conclusa nel sangue e aveva dato via la rivoluzione russa. Perché? Perché la polizia in quegli anni aveva avuto un'idea geniale. Perché non infiltriamo i sindacati? Perché non infiltriamo questi gruppi politici con dei nostri agenti? L'idea era metafora. Il nostro agente può benissimo fare lui sindacalista e starà attento che non vengano fuori dei moti antizaristi. Nello stesso tempo sarà una persona affidabile che potrà anche risolvere alcune vertenze operaie. Pope Gapon era una di queste figure, abbastanza anche incerte sul proprio ruolo, decide che gli operai vanno a portare una petizione allo zar, non prevede che la reazione, nel caso dello zar che era via, ma la reazione delle forze dell'ordine preposte al palazzo d'inverno è quella di intervenire sui manifestanti creando il fatto della Domenica di Sangue da cui si scatena la rivoluzione. Se vogliamo vedere paradossalmente è dalla polizia segreta che è uscita la persona che ha avuto l'idea di organizzare quella manifestazione che per le sue conseguenze ha poi dato via la rivoluzione russa. Ed era la filosofia in quegli anni. E ci sono delle interpretazioni su questo, volevano veramente infiltrare o proteggevano alcuni elementi facendogli fare, lasciandogli fare delle cose eclatanti per poi poter rivendicare la propria importanza davanti allo zar qualora avessero avuto veramente in mano l'organigramma completo di un'organizzazione segreta. E lì è tutta una intera storia su cui non mi posso soffermare. Fatto sta che il leader di questo gruppo, il grande, impareggiabile, astutissimo, bravissimo a portare a termine questi splendidi attentati, peccato che fosse un agente libertario della polizia. Evno Azef. E lì si apre tutta una storia che vi consiglio di leggere su Evno Azef, di cui ho trovato anche altre interpretazioni in cui questo Evno Azef dice: sì, è vero, io sono stato reclutato dalla polizia segreta, ma io ero un autentico liberale, a me i terroristi non piacevano, li ritenevo un pericolo per la nazione, sono stato contento di combatterli dall'interno, però siccome sono anche ebreo non ho mai perdonato a plebe la scarsa volontà di contrastare il pogrom che c'erano in quel periodo in Russia, quindi quando ho avuto la possibilità di organizzare io il suo attentato ne sono stato immensamente felice. La personalità di Evno Azef è di un cinismo spaventoso, ma nello stesso tempo lui sosteneva di essere un idealista che aveva trovato un terreno fecondo anche per levarsi delle soddisfazioni, come nel caso di Plevo del Granduca Sergio, per cui tutto sommato non aveva affatto stima. Però era un agente della polizia. E quando a un certo punto sulla bilancia c'erano questi eclatanti successi, ma dall'altro tutta una serie di compagni, di tipografie, di persone che misteriosamente riuscivano a finire sempre veramente nelle mani delle forze dell'ordine, a un certo punto qualcuno si è insospettito e ha incominciato a raccogliere informazioni e ha detto: ma vuoi che Azef sia? Ma è un'idea talmente mostruosa da pensare che costui che cominciò a fare il nome di Azef come agente provocatore o agente doppio o infiltrato fu lui stesso inquisito dai compagni per calunnia. Fatto sta che questo Burzef aveva ragione, Azef era esattamente un agente.
che poi si era forse per ragioni anche narcisistiche di personalità o altro, sentito talmente libero e potente che si era anche divertito a fare quello che faceva, anche perché era un buon organizzatore, le cose gli riuscivano e anche essere circondati dalla stima dei compagni è una cosa che piace anche ad un agente provocatore. Questa storia di Ernoazef e di come è stato smascherato da Burzef è stato soggetto di qualche film, è soggetto di un bel libro ancora degli anni, credo, non voglio dire una sciocchezza, ma della prima parte del secolo, di un certo Pestner, e soprattutto ho scoperto, curiosando su internet, che c'è un intero articolo dedicato dalla CIA alla grandissima abilità con cui Burzef condusse un'operazione di controspionaggio che lo portò a non schierare la spia Azef, e vi consiglio di andarla a leggere. Questo è il panorama che volevo darvi. Andiamo qua.